L'imprenditorialità in tre parole è un po' complicato, perché credo che l'imprenditorialità, l'essenza dell'imprenditorialità sia un'unione di vari fattori. Prima di tutto bisogna avere una visione chiara di quello che è e che nel tempo vorrà essere la propria azienda, ma l'imprenditorialità soprattutto è un insieme di attitudini innate ma anche di conoscenze e di competenze. Però dovendo riassumerla in poche parole, diciamo che per me l'essenza dell'imprenditorialità è un mix fatto di creatività, disponibilità all'innovazione, alla formazione continua, non darsi mai per arrivati e quindi mettersi nell'idea di imparare continuamente, di aggiornarsi, di formarsi, ma anche di conoscenza soprattutto del proprio mercato di riferimento e poi di organizzazione e pianificazione. Nessuno si improvvisa imprenditore. Di tutte le cose apprese durante il corso, quale pensi sia la più importante per realizzare il tuo sogno? Mi ha insegnato come strutturare più concretamente la mia idea. L'innovazione e l'aggiornamento sono le cose essenziali in ogni tipo di azienda. Motivazione e approfondimento degli argomenti legati alla startup ed impresa. La concretezza del corso mi aiuterà a realizzare il mio sogno. Fondamentali sono l'entusiasmo e la passione. La vita è fatta di tanti piccoli sogni, alcuni si realizzano, altri no, ma l'importante è sempre crederci fino in fondo. Mi siete piaciuti? Già positivo. Buongiorno a tutti, benvenuti. Un ringraziamento a tutte le autorità presenti, civili e militari. Un saluto ai due neo assessori Riccardo Ginanneschi e Chiara Veltroni, buongiorno, benvenuti. Anche per loro iniziamo un percorso difficile, no? In questo momento, quindi un in bocca al lupo, è la prima volta che abbiamo occasione di incontrarci, le ringrazio. Oggi siamo qui a, diciamo, premiare e dare l'attestato a 10 nuove future imprese che tenteranno un percorso, diciamo, di partita IVA, avvieranno questa sua idea imprenditoriale. La Camera di Commercio insieme al COP naturalmente negli anni ha realizzato vari corsi di questo tipo, quest'anno è l'unico corso che abbiamo fatto per il 2016, gli altri che faremo in futuro saranno naturalmente in una Camera di Commercio nuova, in una Camera di Commercio più grande di quella che abbiamo vissuto fino ad oggi. Un corso formativo, un approfondimento formativo che è sempre importante nella vita quando facciamo formazione, quando partiamo da diciamo, il livello scolastico a salire, oggi non dobbiamo mai fermarci per il livello formativo, ma è ancora più importante, secondo me, quando andiamo ad affrontare un mondo nuovo, un mondo che non si conosce, un mondo che quando qualcuno di noi ha in mente un'idea deve anche capire cosa c'è dall'altra parte poi della porta, perché la partita IVA non è poi quella cosa così semplice da aprire e uno inizia il percorso e va. La partita IVA naturalmente ha nel suo percorso grandi difficoltà. Se uno mi domanda chi è un imprenditore, a me invece che in tre parole io lo descrivo, un inguaribile ottimista, specialmente nel momento che viviamo oggi, ma comunque tutti i momenti sono difficili, perché anche nei momenti migliori, quando uno decide di fare impresa, ci sono sempre sicuramente delle difficoltà. E allora affrontare queste difficoltà attraverso un momento formativo che poi magari mette alla luce del sole quelli che sono gli ostacoli del percorso, può fare anche ripensare a quello che è l'idea, no? La migliore idea che uno ha in tasca, che uno ha nel cassetto. Noi speriamo di no, speriamo che a questi 10 futuri imprenditori invece sia venuta la voglia di fare impresa, la voglia di mettersi in gioco, perché poi quando uno si mette in gioco ha sicuramente nel suo percorso davanti a sé una strada importante e lo può portare anche a grandi soddisfazioni. Io nella mia piccola esperienza da piccolo imprenditore, da piccola azienda locale, devo dire che quando ho iniziato nel 1996 a fare impresa, in quel periodo si diceva le imprese sono in crisi, c'è difficoltà, beh, forse non avevamo fatto conti con quello che viviamo oggi, no? E quindi dice, si stava meglio quando si stava peggio, poi si dice sempre così.
Però in realtà oggi ancora di più davvero dobbiamo avere le idee chiare su quello che andiamo a fare. Le nuove attività che sono state le tre ragazze che hanno fatto l'intervista, insomma, hanno già messo ottimismo a quello che è il loro futuro da impresa, e quindi un percorso sicuramente che mi auguro per loro, come per gli altri partecipanti al corso, avrà un grande successo. La Camera di Commercio è anche questo, quindi è una casa delle imprese, quindi non vi dimenticate mai che al vostro fianco la Camera di Commercio c'è, ci sarà sempre, e molto spesso non viene sfruttata quanto lo si dovrebbe. Io lo dico da presidente dell'ente, ma lo dicevo anche da imprenditore, molto spesso ci sono delle opportunità all'interno della Camera di Commercio e delle professionalità all'interno della Camera di Commercio che vi possono aiutare, quindi non abbandonate questo percorso. Qui avete trovato il vostro inizio, il vostro momento iniziale con il corso formativo, ma servitevi di noi, servitevi di loro, che comunque io sono a scadenza, loro no per fortuna, quindi servitevi di loro per farvi aiutare in quello che è il vostro momento di lavoro, sia come inizio di attività che poi come, diciamo, continuo e lavoro costante di tutti i giorni. Quindi io vi faccio davvero un grande in bocca al lupo. Passo la parola a Michele Lombardi, che è il nostro funzionario per la Camera di Commercio, e poi anche a chi vi ha seguito come nel corso formativo e quindi nel percorso formativo che avete fatto. Grazie. Buongiorno a tutti, anch'io mi unisco ai ringraziamenti del Presidente, però visto che abbiamo visto questo percorso, questo progetto dal di dentro, permettetemi di fare un ringraziamento particolare e un plauso a coloro che sono i protagonisti della giornata di oggi, i nostri 10 neoimprenditori. Questo è stato un percorso, dire, abbastanza articolato, cominciato nel fine del 2015, abbiamo avuto diverse candidature e la scelta è ricaduta su di loro per le loro concretezze, diciamo idee concrete, e devo dire abbiamo riscontrato anche con gli esperti che anche se in alcuni casi avevamo idee imprenditoriali di quelle che possono definirsi di tipo classico, loro sono riusciti ad inserire ogni volta innovatività e soprattutto tocchi di personalità, e questo li rende unici, quindi le prospettive non possono essere che rose. In tutto ciò il Coop ha creato, ovviamente grazie anche all'ausilio di Change, il contesto ideale dove loro potessero sviluppare le loro competenze, dove potessero di fatti delineare, pianificare quelle che loro sono le loro idee progettuali. Ovviamente l'attività del Coop, come diceva il Presidente, non è che si completa con questo progetto, anzi siamo già direttamente impegnati con una tempistica abbastanza serrata, visto che abbiamo solo saputo ieri dal Ministero che ci ha ridotto i tempi di realizzazione, con un'altra progettualità sempre a fianco della neoimprenditorialità. Infatti il 19 settembre partiremo con un altro progetto, che è quello che si lega alle opportunità di finanziamento di Invitalia. Con la misura 7.2, in questo caso qua i destinatari saranno i giovani tra i 18 e i 29 anni iscritti al Garanzia Giovani, possono accedere ai finanziamenti di Invitalia, sono finanziamenti di 50.000 euro a tasso zero, però previa un percorso formativo, un percorso di sviluppo di competenze, ma soprattutto di definizione in un business plan di quelle che sono le loro idee imprenditoriali.
Bene, noi il 19 settembre ripartiremo, abbiamo già una decina di iscritti della provincia di Grosseto, partiremo con questo percorso che sarà ancora più serrato di quello che hanno interessato i nostri protagonisti di oggi, visto che concretizzeremo il tutto in 25 giorni lavorativi, insomma sarà un bel tour de force, però anche là l'obiettivo è quello di fornire quel supporto al neo imprenditore, perché molte volte le idee vanno poi pianificate necessariamente, soprattutto vanno avvicinate a quelli che sono poi i problemi concreti che accennava anche il Presidente, quindi attività, risorse, soprattutto finanziarie, per cui ci ritroveremo al prossimo appuntamento. E niente, qualsiasi ulteriore richiesta sono a disposizione, direi, visto che siamo partiti un attimo in ritardo, di passare la parola alla collega di Union Camere, perché il progetto che stiamo concludendo oggi rientra in una progettualità regionale che ha coinvolto le 10 Camere di Commercio. Grazie. Senza microfono. Buongiorno a tutti, io sono Sandra Bracalone, la referente per l'innova imprenditorialità di Union Camere Toscana, e anche per me oggi, la giornata di oggi segna la fine di un percorso itinerante che mi ha portato in 8 province toscane, è quello in cui appunto abbiamo realizzato il progetto che qui a Grosseto prende il nome appunto dall'idea imprenditoriale al business plan. Vengo a Grosseto particolarmente volentieri perché, al di là delle testimonianze che abbiamo appena ascoltato, sono sicura che il percorso è stato di soddisfazione per tutti. Lo sono perché sono da tanti anni che collaboriamo con Coop, con l'azienda speciale della Camera e con la Camera stessa, per la progettazione di percorsi di orientamento all'imprenditorialità che siano veramente in grado di rispondere a quelli che sono i dubbi, le esigenze, le conoscenze tecniche che chi si accinge a mettersi in proprio necessita appunto di conoscere, esplorare. E lo facciamo appunto da tanti anni, quindi il percorso di oggi praticamente segna, è una strada già rodata, e continueremo in qualche modo, seppur forse in forme diverse in questo senso. Con molti di voi ci siamo viste ai colloqui, mi ricordo bene di tutti, e vi ho sentito anche più sicure nelle testimonianze che ci avete dato, perché sono il percorso, credo, che vi abbia chiarito quei dubbi che forse avevate, vi abbia fornito anche quegli strumenti, anche motivazionali, per fare il salto. Avete cominciato voi tre, io mi auguro che anche gli altri possano realizzare il proprio sogno. Il business plan, che poi è l'esito, diciamo, da concretezza, già il primo elemento. Non funziona più? Sì, funziona. Tra l'altro, questo è un percorso che ha visto una forte partecipazione di donne, e questo mi fa particolarmente piacere perché in Toscana, anche secondo quelli che sono i dati dell'Osservatorio regionale Union Camere, le imprese femminili rappresentano il 22% della demografia imprenditoriale. Qui a Grosseto sono il 27%, segno evidente che le donne che si vogliono rimettere in discussione, che cercano un'opportunità lavorativa concreta, qui a Grosseto sono stimolate, ecco, nell'avviare un progetto in proprio. Devo anche dire che il percorso di oggi, se da un lato è un evento che pone fine ad una fase, quella di formazione, dall'altro crea un ponte tra quello che hai presente
e quello che sarà il futuro, perché la Camera di Commercio rimane un punto di riferimento non soltanto per l'aspirante, ma anche e soprattutto per l'imprenditore in attività, l'ho ricordato anche, non funziona, il presidente. Stavo dicendo che la giornata di oggi segna appunto un ponte di collegamento tra quello che è il presente e il passato, ma il vostro futuro. Un futuro dove la Camera di Commercio rimane il vostro faro. Non abbiate paura di venire negli uffici e di chiedere informazioni su quelli che sono gli strumenti per consolidarvi, perché il nostro desiderio, l'augurio che io vi faccio è quello di magari ritrovarsi fra qualche anno e sapere com'è andata. Mi farebbe piacere che voi riceviate nuovi attestati per aver non soltanto realizzato il vostro sogno, ma per averlo in qualche modo consolidato. Quindi in bocca al lupo a tutte. Presento Alessandro Sanzavini, che è uno degli artefici tecnici della Change. Purtroppo non è potuto partecipare il papà Cesare, che i nostri neo imprenditori hanno avuto modo di conoscere, che poteva essere dalla sua esperienza in queste tipologie di progetti, sicuramente poteva essere una testimonianza molto interessante. E quindi Alessandro, a te l'onere. Giusto passaggio generazionale, allora, visto che è un tema caldo. Ok. Sì? Giustamente i microfoni buoni l'hanno presi a Livorno. No, ce lo diceva. Ce l'hanno già. Benissimo. A me il ruolo di fare un po' il giullare di corte, quindi di alzarli e di raccontare un po' quello che è stato il nostro progetto. In realtà da formatore non sarò tanto io a parlare. Sono pronto a vedere le reazioni dei nostri colleghi, però avremo modo di fare un qualcosa insieme. Io vengo da Terni, dove ieri ero a fare un progetto molto simile a questo, legato al self-employment, e lo stesso recentemente, sempre con Change, siamo avventurati in un progetto con un Camere Calabria e ci siamo ritrovati a fare formazione, non a caso ho passato veramente tante ore a preparare diversi report. Questo per dirvi cosa? Per dirvi che è un tema molto caldo, quello dell'autoimprenditorialità. Benissimo, il nostro progetto, visto veramente in step, visto veramente in maniera molto veloce, ripeto, non è un ruolo istituzionale il mio quanto un ruolo dove voglio condividere tutto l'entusiasmo. Confesso anche di essere un po' emozionato dal video che ho visto prima, da quelli che sono stati gli interventi e quindi da tutta l'energia che sprigiona comunque la vostra voglia, la vostra proattività di mettervi in gioco. Prima fase, primo step, quello di concretizzare l'idea. Concretizzare l'idea significa andare a ricercare un problema. Molto spesso l'errore dell'imprenditore è quello di partire da una soluzione, da qualcosa che piace molto a lui, però bisogna veramente riuscire a validare una problematica sul territorio, capire che quello che noi vogliamo fare è una reale risoluzione a un problema. Seconda fase, fatta insieme a Marta Principe, è legata al fatto invece di andare a lavorare su voi stessi, quindi se vogliamo è l'area dello sviluppo delle capacità manageriali ed è legato al fatto di essere motivati, la motivazione è legato al fatto comunque di mettersi in gioco, è legato al fatto di riconoscere quelli che sono i nostri punti di forza. Se volete, questo è un po' la sfida anche dell'alternanza scuola-lavoro,
cioè capire subito quali sono i punti di forza veramente dall'asilo, dalle elementari, dalle medie, per andare a lavorare verso quello che può essere l'idea imprenditoriale, verso quello che può essere l'inserimento nel mondo del lavoro dei ragazzi, metodo duale, di cui parliamo molto ai giorni d'oggi. Parte legata al marketing, fatta in parte anche insieme a me, dove siamo andati a lavorare in ottica di marketing mix, siamo andati a capire come distinguere la vostra idea. Mi è capitato di vedere diverse idee imprenditoriali, anche fuori da questo progetto, dove veramente la difficoltà a volte è riuscire a distinguerla, a dargli un tratto caratteristico che la renda qualcosa di unico e di personalizzabile sul cliente. La parte che ci interessa sempre di più, questi clienti, conquistarli. Oggigiorno si dice proprio di cercare di interfacciarsi prima possibile col cliente, cioè nel momento in cui sto già costruendo un prodotto, non è l'ultimo prodotto, non è il prodotto finito, però io so già quali sono i miei potenziali clienti. E qui c'è tutta un'area che si chiama Lean Startup, di cui in parte abbiamo anche parlato, ok? Riuscire a trovare tutti i punti di accesso possibili nel mercato prima ancora di andare a avventurarci nel business plan. La parte fatta insieme a Martin, che si è tenuta, siamo già arrivati da marzo ad aprile, che riguarda proprio la visibilità, i nostri amati o odiati social network, che però ci permettono in qualche modo di farci trovare. La parte che a voi forse vi ha impaurito un po' di più, la parte legata ai numeri. Senza numeri non si fa impresa, tutto quello che riguarda il controllo di gestione, tutta la vostra difficoltà di cui avete parlato anche nelle consulenze, legata al fatto di andare a fare delle previsioni. Andare a fare delle previsioni rispetto a come sarà il mio secondo anno, come sarà il mio terzo anno. E poi la parte che riguarda la ricerca del finanziamento. Okay? In qualche modo la ricerca del miglior contributo, al di là dell'Indiana Jones, che è un po' provocatorio, effettivamente ce ne sono tanti di contributi, esistono tanti di possibili finanziamenti attraverso tutti i progetti della Camera di Commercio. Ok, detto questo, parto da una citazione che a noi come Change Project piace moltissimo, che è una citazione legata al fatto del riuscire a fare progetti per il futuro. Okay, riuscire a stare in una dimensione che è legata proprio alla progettualità. Stiamo nel presente, però lavoriamo per un qualcosa che faremo nel futuro. Partendo proprio da questa, che è un po' l'aforisma di Mark Twain, che un po' dà vita anche al progetto Change Project, quello che ci piace in questo progetto è andare a parlare di quelli che sono stati invece gli aforismi scelti da voi. Mi spiego meglio, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato in chiusura di ricercare un aforisma per ogni imprenditore. Oltre all'aforisma abbiamo scelto anche di prendere una vision che ci permetta proprio di lavorare in quest'ottica progettuale, ok? Io cerco in qualche modo di andare verso il mio futuro. Lascio a voi la parola, sentite la mia velocità che serve anche per recuperare i tempi che sono fondamentali. Anna Bianca, a te la parola. Facciamo intanto un applauso ad Anna. Allora, io ho scelto l'aforisma di Rockefeller semplicemente perché la mia è un'attività molto semplice. Io voglio avviare un'attività di rivendita a giocattoli, però voglio collegarmi al territorio e all'artigianato locale e quindi voglio vendere un prodotto in modo diverso. Io voglio catturare la mente del mio cliente e far sì che lui sia la mia ispirazione. Quindi un cliente che commissionerà per materiale, mi dirà come vuole che questo prodotto venga confezionato, creeremo insieme una carta d'identità del prodotto e farà sì che questo oggetto per lui diventi un legame con la mia azienda, che io chiamerò Ludo Green. E quindi la mia vision è questa: fra 2 anni la mia azienda si perfezionerà per soddisfare l'unicità di ogni cliente, perché un cliente che si sente partecipe nella creazione del prodotto che mi sta chiedendo si sentirà speciale e quindi sarà un cliente per me fidelizzato. Linda Bartalini. Abbiamo messo l'omoraggio, non è un caso, ora ci spiegherai anche perché.
Allora, prima vi parlo in breve della mia idea imprenditoriale. E si tratta, non è niente di speciale, è un negozio di abbigliamento per il ballo e la danza. Sì, non si dice che non è niente di speciale. No, va bene, è qualcosa di molto speciale. È un negozio. Si vendita, va. No, no, effettivamente, diciamo che sul territorio di Grosseto il tratto distintivo è già il fatto che non ce ne sono, per cui già quello, ecco, mi distingue dal resto delle attività commerciali. Perché la frase "da un grande potere derivano grandi responsabilità"? Prima di tutto perché sono una nerd, mi piacciono i fumetti, in particolare il genere supereroi, ma anche perché, insomma, al di là dello scherzo, credo che sia una frase che racchiude comunque un fondo di verità per tutti gli esseri umani, e non solo per quelli che sono stati dotati dal destino di superpoteri o comunque di doti particolari, di qualità eccezionali. È quella forza, il potere di riconoscere la propria vocazione naturale e di lavorare fino in fondo al raggiungimento dei propri obiettivi. È avere sempre in mente quell'obiettivo e quindi, perché no, darsi anche la possibilità di credere in un sogno, anche se sogno è una parola che non mi piace in maniera particolare, perché sogno è sempre qualcosa di sfumato e a volte anche di menzognero, però di riconoscere in sé delle qualità e quindi di lottare ogni giorno per concretizzarle. E, però è un potere da cui derivano responsabilità. La responsabilità anche di rinunciare a qualcosa in vista di un obiettivo, di fare sacrifici, di non dormire la notte. Appunto dicevo che l'idea, ecco, di imbarcarmi con una banca sarebbe una cosa di quelle che non mi farebbero dormire. Per cui è anche la responsabilità di valutare fino in fondo quali sono tutti i pericoli, i rischi, prima di avventurarsi in ogni impresa. La vision, allora, è una vision abbastanza ottimistica, nel senso che mi immagino da qui a 3 anni che il mio negozio sia diventato il punto di riferimento per la vendita di abbigliamento, insomma, per il ballo e la danza e le discipline artistico-sportive tra le province di Grosseto e le province di Siena. Immagino di aver consolidato ormai un rapporto di collaborazione in esclusiva con le principali scuole di ballo e società sportive e, visto che uno dei punti chiave della mia idea di impresa è quella di vendere online, immagino che la mia attività sia diventando leader anche su tutto il territorio nazionale nella vendita dei prodotti online. Questo di leader ha detto un business plan molto ricco, molto, molto lungo, molto argomentato bene, con delle belle analisi come altri business plan. Andiamo avanti. Paola. Sarebbe toccata anche a te, però poi. Salve a tutti, questa è il mio aforisma. Successo non è solo ciò che realizzi nella tua vita, ma anche ciò che ispiri nella vita degli altri. È quello che vorrei fare. La mia idea, il mio progetto è una zupperia in salateria, vista allora sicuramente sarà di interesse parlarne. Dunque, vorrei cercare di creare un luogo familiare, un luogo in cui le persone che come me, come tanti qui lavorano e hanno poco tempo nella pausa pranzo, un luogo in cui nutrirsi in maniera sana, quindi in maniera veloce anche, quindi pasti veloci, ma con appunto alimenti sani, appunto la zupperia, quindi zupperia in salateria, proprio per sottolineare questo tipo di alimentazione che sani. Io sarò breve, non sono una gran paroliera. La mia vision, ottimistica ovviamente, contribuire a far cambiare il concetto di alimentazione fra le persone, apportando benefici all'organismo e migliorandone la qualità di vita. Qualcuno appunto prima di me ha detto mens sana in corpore sano, quindi cercare di curare il corpo per avere una mente più
limpida anche per ritornare appunto in ufficio e rendere il nostro lavoro migliore. Grazie mille. Silvio, ecco. Silvio, poi ci racconterai come stanno andando. Ma tutto bene, tutto bene. Tutto bene. Allora, io ho scelto un aforisma di Pierre de Coubertin. Lo sport deve essere patrimonio di tutti gli uomini, di tutte le classi sociali. In pratica io vorrei riqualificare la polisportiva di Braccagni, che ha un sacco di attrezzature sportive, non il solito calcio, ma anche il tennis, il pattinaggio e tanti altri mille sport, insomma, che possono far divertire non solamente i ragazzi, ma anche le ragazze, cosa che manca, insomma, a Braccagni. E poi non c'è la vision? Ah beh, comunque la posso dire, insomma. La mia vision tra 3 anni spero, insomma, che lo sport assorba sempre più persone e dia la possibilità, insomma, a tutti di potersi divertire. Quindi. Grazie. Fabio. Allora, buongiorno. Allora, non avere mai paura di tentare qualcosa di nuovo. Ecco, è quello il mio progetto. Cioè, voglio cercare di non avere paura di avviare questo progetto, che è un negozio di parrucchiera innovativo. È innovativo perché ci sarà all'interno un'area per bambini e un'app online dove vi potete prendere tramite questa app degli appuntamenti aggiornato, aggiornata, sì. E poi vabbè, ricordiamo che i dilettanti costruiscono l'H, perché in questo caso, tra virgolette, io sono la dilettante e il mio salone sarà quest'arca. Allora, entro 2 anni, vabbè, io mi auguro che comunque sarà visibile abbastanza il mio locale, cioè, perché comunque voglio. Per il... Voglio che comunque sia visibile per queste due cose innovative. Mi auguro che comunque riesca a realizzarlo, insomma. Massimiliano, la nostra guida. Ecco, spirituale ora forse è una parola un pochettino troppo complicata. Sono una guida, come diceva Alessandro, sono una guida turistica, ambientale, sono un accompagnatore e soprattutto sono un predestinato, forse un pioniere sicuramente, perché all'interno del gruppo e soprattutto grazie al gruppo sono riuscito già a realizzare la mia impresa, quindi io quella famosa partita IVA è già partita, non so dove andrà, come l'arca di Noè, mi immagino in un futuro effettivamente un pochettino neanche troppo lontano di continuare, di poter riuscire a mantenermi come guida, perché in questo momento la guida perlomeno è stata finora un'attività secondaria, grazie soprattutto anche al gruppo che si è formato e grazie alle motivazioni che Change, Camera di Commercio e quant'altro mi hanno dato, io sono riuscito a portarla fino in fondo questa idea imprenditoriale e da pochi giorni, perché stiamo parlando di 20 giorni, ho fatto di un progetto, un'impresa vera e propria. Quindi l'idea per quanto riguarda l'aforisma, non potevo non citare qualcuno che con l'arte ha qualcosa a che fare, Seneca sicuramente fonte di ispirazione per noi tutti quanti guide, e lui diceva che effettivamente il ruolo di guida è quello comunque di insegnare, può andare dal bambino di 5 anni, 6 anni in gita scolastica fino al club vacanze Veneto, fino a chi ti pare, ma quando effettivamente insegni il primo a imparare è se te stesso, ed è un qualcosa di vero, perché alla fine poi insegnando non deve essere ovviamente ripetitivo, la possibilità che tra l'altro la legge nazionale
ci sta dando. Noi guide turistiche siamo diventati da poco tempo, da qualche anno a questa parte, figure nazionali, quindi io ho preso il patentino all'interno della provincia di Grosseto, però posso andare a realizzare la mia impresa da qualche tempo a questa parte, addirittura a Canicattia, Vicenza o dove sto andando, quindi nelle maggiori città come Firenze, Siena, Venezia e quant'altro. E quindi non puoi ripeterti, perché la storia è talmente ampia e talmente vasta che insomma, poi soprattutto in Italia, voglio dire, non credo di dover andare oltre. E Seneca per l'appunto diceva che insegnando dal piccolo particolare chi impara sei sicuramente te. Per quanto riguarda la vision, è strettamente legata effettivamente anche un po' all'aforisma. Si potevano invertire, le ho messe entrambe, perché veramente si poteva. Nel momento in cui sei davanti a un gruppo, possa essere un gruppetto di 3-4 persone piuttosto che di 50-60, noi oltre i 50 generalmente non andiamo, e percepisci che chi ti sta di fronte si sta effettivamente un pochettino, forse emozionare un po' troppo, ma lo stai coinvolgendo, il primo a risentirlo anche qui sei te stesso, perché comunque trasmetti qualcosa che è frutto di magari di anni di studio, che è frutto di tempo perso quando si era piccoli a studiare magari lingue che uno non aveva voglia di studiare, poi soprattutto con gli stranieri, in particolar modo io mi sono specializzato con gli stranieri. E quando percepisci, ripeto, che stai creando un qualcosa e magari anche una voglia di scoprire di più, a quel punto credo che sia la realizzazione massima del progetto. Unitamente a questo, ovviamente la parte economica è fondamentale, e qui l'abbiamo anche studiata. Grazie. Ok, ci siamo. Benissimo, vedete quante belle idee sono venute fuori da questo progetto, e diversi ambiti comunque, e tutte cose che hanno a che fare con il territorio, che partono comunque anche da alcune analisi fatte proprio sul territorio di Grosseto. Bene, fatto questo, quello che ci interessa naturalmente è ricordare che il vero corso, la vera formazione, oltre a queste 32 ore, che ripeto sono state molto emozionanti, sono state piene comunque anche di simulazioni, ci siamo già immaginati potenziali fornitori, potenziali clienti, abbiamo fatto molto lavoro, quelli che sono comunque gli incontri politici, riferisco a Livio per esempio. Al di là di questo, quello che si dice in un progetto del genere, quando andiamo a chiudere dopo 32 ore, 52 ore, mettendo anche la parte poi che riguarda la consulenza, il vero corso, la vera formazione nasce ora, quindi la parte più bella sarà mantenere i contatti, raccontarci più cose, creare gruppi che ci permettano proprio di avere informazioni su come sta andando questa attività, anche per ricalibrarci, perché l'idea dell'imprenditoria è molto legata al fatto di ricalibrare. Questo è un asset fondamentale. Io dico sempre che la cosa migliore è sempre riuscire a bilanciare bene quella che è la nostra passione, e ne ho vista tanta qua, ma anche durante il corso, insieme a una buona struttura. Quello che a volte molti imprenditori perdono nel tempo è proprio la capacità di fare dei business plan come avete fatto voi. Cioè, molto spesso comunque esiste un approccio che negli anni diventa quasi un po' casuale, perché siamo così presi da tanti eventi che diventa casuale. Quindi quando si riesce a bilanciare bene la struttura con quella che è la nostra passione, ecco che qui nasce tutta la potenzialità dell'imprenditoria. E detto questo, lascio la parola alla chiusura finale che facciamo con gli attestati. Allora, prima di passare consegnare gli attestati, voglio invitare qui con me la professoressa Vapponi Morelli e i due assessori Inanneschi e Beltroni. Mi aiuteranno a consegnare gli attestati. È un significato, cioè non ho chiamato a caso, ma come giusto che sia per i nuovi imprenditori, la professoressa insomma si conosce tutti a Grosseto per quello che fa, per la formazione e lo studio. Gli assessori, perché comunque nelle istituzioni dovete trovare la casa è nella Camera di Commercio, ma il Comune lo è altrettanto, e sarà quello che poi magari sarà
chi apre Grosseto ci sarà un confronto diretto e molto spesso le amministrazioni pubbliche vengono viste come difficoltà. Io invece vi dico che le amministrazioni pubbliche, quando lavorano e lavorano bene, sono di aiuto a questo. E poi vorrei fare, prima di chiudere, un incentivo a chi, alle 10 nuove future imprese, perché oggi noi siamo stati ripresi in diretta da una televisione che è qui, che è il Giunco, io la chiamo Daniele Reali Group perché è lui l'ideatore. Chi sta a Grosseto negli anni si ricorda da dove è partito Daniele, la moglie e il gruppo che lo sta seguendo. Da un'idea imprenditoriale è arrivato a quello che sta facendo oggi e credo chi è in questa sala nel telefonino ha il Giunco per guardare la notizia in maniera immediata. Quella era un'idea che lui ha avuto qualche anno fa, l'ha realizzata e dobbiamo dire che l'ha realizzata anche molto bene. Quindi quando si fa e uno ha in tasca, nel cassetto, l'idea giusta e sa poi guardare tutto quello che diceva ora chi vi ha seguito nella formazione, quindi non dimenticare mai che bisogna comunque fare i conti con i numeri nella vita, sicuramente si arriva a buoni risultati come quello. Qualche anno fa probabilmente noi eravamo in diretta sul Giunco, nessuno di noi se lo sarebbe immaginato, quindi io comunque faccio anche un grande bocca al lupo a Daniele e a tutto il suo gruppo. E ora si chiama Linda. Perfetto.